La legalità come valore da conoscere e preservare, il seme da piantare e coltivare che i ragazzi della scuola media Ettore Baldassarre di Trani hanno potuto cogliere grazie all'iniziativa del professor Marco Galliano, dirigente dell'istituto, e a due prestigiose presenze militari dell'Arma dei Carabinieri, il colonnello Massimiliano Galasso, comandante provinciale dei Carabinieri, e il maggiore Pasqualino Trotta, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Trani. Questi incontri sulla legalità sono semi, sì, che come si vanno a innestare nel percorso formativo, educativo, di crescita dei ragazzi. E questo è il valore. E questo è il valore. E l'idea è quella di, appunto, di disseminare. Questo è un periodo in cui stiamo facendo spesso questo tipo di azione. Lo facciamo quest'oggi con il comandante dei Carabinieri provinciale della nostra provincia, il comandante Galasso, e lo facciamo volentieri, perché è importante che i ragazzi conoscano queste realtà, che capiscano che cosa significhi non soltanto essere nel rispetto della legalità, ma creare dentro di sé un forte sentimento di giustizia. È questo che ci deve radicare come comunità, il condividere quella che è l'idea personale che ognuno di noi ha di giustizia per trasformarla in norma. La norma serve a questo, a cementare, a legare le persone in un unico vincolo, e che non prevede esclusivamente sanzioni. A me questo interessa relativamente. Certo, è importante che i ragazzi lo sappiano, ma è soprattutto importante che capiscano che è necessario condividere un percorso di legalità e di norme comuni. Questi incontri vanno in questa direzione. Il colonnello Massimiliano Galasso, comandante provinciale dei Carabinieri, è intervenuto sul valore dell'incontro, sul miglior linguaggio da usare verso i ragazzi per spiegare la legalità come rispetto. Il valore di questo incontro è per me assolutamente di primo livello, perché ovviamente avere a che fare con la nostra cittadinanza è in questo caso con la parte migliore della nostra cittadinanza, i giovani, quelli che saranno il nostro futuro, è un privilegio, non posso dire altro, lo considero da questo punto di vista una giornata bellissima. Che tipo di linguaggio è opportuno che si usi per i ragazzi per far comprendere dei fondamentali valori della legalità? Cerchiamo di parlare con il loro stesso linguaggio, cerchiamo quindi di tornare un attimino a essere un po' più giovani e meno istituzionali di quello che dobbiamo essere, perché il valore vero di questo incontro è quello di riuscire a stare tra di loro e riuscire quindi a trasferire quella che è la nostra esperienza, prendendo però dai loro giovani sguardi quello che è la forza anche di andare avanti per il nostro servizio. Per i ragazzi legalità uguale? Un valore di libertà, dove per libertà significa rispetto delle altre individualità, prima di tutto. Quindi tentare di fargli capire quelli che sono le loro libertà individuali senza che vadano a ledere quelle che sono le libertà della nostra società civile.